Cazzo, che Sabrina piange su Manginatra? Non è che... Zio, hai messo la faccia triste, mo ci sputano i piatti. L'ho fatto apposta, Ma hai sputato in testa, papà. I cinesi che pinzuppano il cazzo nel salsa di soia. Io disapprovo tutto. Salsa di cagarella. Non è un bottino, quello è una bestia. No, cinesi, no. Come il porco con la vena in bocca. Animali animali, benvenuti in questo nuovissimo video. Nuovo video molto, ma molto particolare, veramente. Cosa vuoi, Artù? Dove vi faremo vedere una classica cena e preparazione alla cena di noi mates. Se volete vedere altri video del genere, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Ora vi lascio al video e scusate se questi giorni non ci sono stati video, ma il problema è sempre il computer. Ciao! Vabbè, ma zii, ma quando vai al cinese che non mangi le nuvole di gamberi? Aspetta, allora. Ammazzano i gatti al cinese. E qual è il problema? Ma tu l'hai mai mangiato un gatto? No. Io no, però allora. Immaginai sei a casa. Ho capito, quelli non li posso mangiare. Ci sono gli spaghetti alla griglia e li provo. Io prendo gli spaghetti. Cosa vuol dire gli spaghetti alla griglia? Alla piastra. E che vuol dire la piastra? Cioè, li cucinano un poco e poi li buttano saltati con i gamberi e verdure. Ah, ma i frutti di mare qua hanno le malattie dal cinese. Ho reso la cantonese per chi? Per me. Ma 3 euro così poco. Ed è marcio di prodotto, però. Che bello, grazie. No, marcio nel senso è ludro. Vabbè, che fai? Scodella di fuoco con ali di pollo, non la trovo. Sì, bello, quanta roba prendi? Cioè, c'è lo stomaco e lasci sempre tutto. Che cazzo vuol dire? Cosa parli di me? Lui quello che lascia tutto. Zio ha detto il riso è ludro. Che cazzo è? Untoso. No, quello è lurido. No, lurido è sporco. Oh, ma questo è anche giapponese, zio. Ah, le tempure ci sta, zio. Ma secondo voi quando ammazzano i granchi, loro sentono dolore i granchi? Mi sa che tutti gli animali sentono dolore quando muori. Paragoni. E caccio un tempura, fra. Mi si sta bruciando il cervello. Sì, zio, il salmone alla griglia. Lo prendi un salmone. Oh, hai rotto il cazzo. Voi non parlate? E io nella marionetta, guarda, non ti parla. Ma prendi anche tu, E quando vedo qualcosa mi piace, lo prendo. Che fai, i nigiri li provi? No, i nigiri mi fanno paura. Secondo me il migliore, l'unico che si potrebbe provare è il futomaki. Ah, tanto è fritto, quindi anche se il cibo è marcio lo friggo. Bravo, quindi è buono, il fritto è sempre ma buono. Ma sì, dai, facciamo un livello di una malattia. Fa cagare, c'è la bavetta alla bocca. Pollo fritto per me. Hai già preso la tempura, i crostini, gli spaghetti. Ma la tempura si divide. 8 euro di pollo. Ma zio, che fai? Il sashimi salmone? Quello è un po' come il prezzemolo, non in cena. Sì, ma poi perché costa 14 euro? Vabbè, perché mi sa che ti portano un salmone intero. Però io voglio il pollo fritto, mi ha fatto venire voglia sto posto. Sasha, stai ordinando un bordello di cose. Ma sì, tanto poi mangi tu. Ma io non voglio mangiare queste schifezze. Voglio mangiare tutto il ghipetto. Il pollo fritto, c'è. Eccolo qua. Fanno 2 porzioni. No. 2? No. Manco pagassi tu. 2? Poi va tutto nel cestino, io lo so già. Ma no, cosa? Gli unici che buttano il cibo sono Sabrina e lui. Io non ho ancora ordinato. Sì, ma zio, ma i frutti di mare, occhio, come li hanno presi dalla discarica? E invece il pollo? Ma il pollo lo friggi? Aviaria, morti. Sì, ma è fritto. Ma non c'è più aviaria da 10 anni. Quando andavo elementare c'era aviaria. Però non ti vedo molto felice. Cioè, no, 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 no. Mi piace mangiare questi cibi. Prendi l'anatra perché sennò Sabrina piange. Perché? Quindi Sabrina piange. Sì, se prendi l'anatra Sabrina piange. Perché dice che è un animale che non va mangiata l'anatra, gli fa paura. Prendi l'anatra. Sabrina, prendi qualcosa su. Cazzo, non dici che Sabrina piange su mangi l'anatra? Mangi l'anatra se sta piangendo. Fischia le orecchie. Sta mangiando l'anatra. Mi ha fatto sentire in colpa. Una volta ho preso l'anatra all'olio che inizia insieme a lei. Ho detto l'anatra non si mangia, non lo farà mai più. Perché l'anatra non si mangia e il pollo si mangia, scusa. Che vai a chiederlo a lei? Che ne scusa. Cos'è il GK6 no Mayashikei? Non lo so, non mi interessa. Sembra un cartone giapponese. Cos'hai preso? Spaghetti riso con frutti di mare. E ora guardo un pollo appena sul rimira del mouse. Ah. Non fritto. Ah. Che senso ha per il pollo fritto al cinese? Cioè, quello buono è quello con gli anacardi di solito. Perché ha quello lì con il limone? Ma Stefano, io ti consiglio di prendere ecco, pollo al limone, questo è buono. Perché se poi non ti piace, ti tocca fare un altro ordine. Ma no, se non mi piace, mangio qualcos'altro in casa. Allora, questo è buono. Ma non c'è niente in casa, non va manco il frigo tra un po'. C'è il tonno, c'è il fagiolo. Io levere questo. Vuoi mangiare il cinese, mangio il tonno. Se scimmi non fa cagare, zio. Però è anche un giapponese. Ecco, secondo me così sta a posto. Perché io ho preso il riso. Io voglio prendere il pollo. Ma zio, hai tolto una parte di me. Se scimmi una parte di noi. Cioè, aggiungi qualcos'altro. Allora, facciamo una cosa. Togliamo il dente al toro, come si dice. Fai un pollo al curry e siamo a posto. Hai già preso il pollo fritto per 2. Hai ragione. Leva un pollo fritto. Allora, no, è vero, no, è vero, hai ragione. No, torna su, torna. No. Sì, così è buono. Adesso voglio il riso al curry allora. Mi hai tolto troppe cose. Non c'è con anacardi e germogli di soia. Scrivi anacaldi. Zio, ma leva una tempura. Ma non parlano italiano questi. Sta roba di chi è? Curry, io c'ho un pollo fritto, tempura misto. Io preso solo spaghetti al curry. Zio, ma la tempura è per tutti. Sasha ha preso crostini di gamberi. No, leva i crostini di gamberi. No, ma le voglio io. Tempura mista allora leviamo. No, la tempura è per tutti. Ma io non la voglio. Senti, un tempurino va così. Ho messo il riso al curry. Pure il pollo. No,
il pollo non lo voglio, voglio il fritto. Il pollo fritto. Li mangi tutti e due? Ma sì, ma in compagnia si mangia insieme. Tu, Surri, cosa hai preso? Io ho preso gli spaghetti al curry. E basta. No, sì, tu hai preso talmente tanta roba che di nuovo la mangerò più. Io addirittura. No, vabbè. Io prendo un involtino primavera. Ah! Giudichi gli altri, poi ti prendi gli involtini. Poi facciamo due. Note per il ristorante. Scrivi cucinare con amore. Con parsimonia. E il cuoricino, no. I cinesi hanno gli idiomi, quindi metti le cose. Ma no, su kawaii. Se metti anche per favore, perché per favore. Ma non è tutto attaccato per favore. Sì. L'unica forma corretta è quella composta da due parole. Sì, ma si usano tutte e due, zio. Per favore, nella lingua parlata viene avverto con una parola unica. 50 euro. Importante la consegna. Cinese. Beh, siamo in 5, infatti la cagata, però. Voglio vedere quanta roba arriva. Chi è che non ha pagato l'ultima volta il giapponese? Surri. Zio, metti la faccina contenta. Zio, hai messo la faccina triste, mo ci sputano i piatti. L'ho fatto apposta, ho cliccato perché sembrava felice. Ma visto che adesso ci sputano i piatti, perché non facciamo un ordine da qualcuno e ci porta il dolce? Ma non puoi ordinare il dolce se non hai mangiato. Sì. Ci sono i cornetti. Quando è l'ordine minimo? No, 20 cornetto euro. La marena. No, 20 euro. Ma zio, lo porto a casa, non preoccupare. 20 euro, costano 2 euro. Quella è una vaccona, la mangio a merda pure. Costa la banana, quella è mia, 2,50. Mancano 17 euro. Ma hai sputato in testa, papà. Zio, una pizza nel caso la cilcinese fa schifo. La marena. Prima marena? Sì. Sai che buono, Nutella bianca, Nutella, cocco, black and white. Frutti di bosco, sì. Nutella bianca cos'è? Nutella bianca, Nutella bianca. Cioccolato bianco. No, Nutella bianca. Nutella bianca. Ma non lo so, ma va bene così. Cos'è bombolone bomba? Che ci sta crema, Nutella, fragola, fette, gocce cioccolato e panna. Vabbè, che fai, non ne prendi uno? Ci ha preso uno. Ho capito, tu non ordini. Ne abbiamo già presi 5 e io non ho ordinato. Come funziona? Pensavo che qualcuno ne ha presi 3. Devi arrivare a 20 euro, zio. Allora a sto punto veramente prendo un pezzo di pizza così se... Ma cosa? È il dessert? Con la salsiccia fredelli. No, è piccante, 6 euro, boom. 6 euro di trancia di pizza. Zio, ma la Coca-Cola non è preso a bere. Sì, ma il cinese, la Coca-Cola almeno ammazza tutti i batteri del cinese. Hai già preso il bombolone crema e marena, il bombolone bomba. Lo sai che quando ho fame io ordino sempre di più. Sì, e poi arriva tutto e non mangi niente. Zio, manca 1,50 euro. Il coca-colino è d'obbligo. Io prendo un cornetto. Easy. Zio, aspetta, la Coca-Cola. Ti t'ammazza il cinese. Allora levate qualcosa perché. Allora leva. Genovesi, qua. Butti via il cibo, è diverso. E Coca-Cola. Zio, leva il bombolone. Zero. Bianca. Sì, dai. Intanto dopo. Sì, no, la roba zero, dolce. La zero. Leva questo, zio. Leva bombolone della bianca che di solito tanto non sono mai. Bombolone crema amarena? Io. Via. No! C'è il bombolone bomba. Ma no, ma io volevo quello con la marena. Allora leva il bombolone bomba. Ma no, è quello che si divide tra amici. Ma non lo voglio. Non lo vogliamo nessuno. Ma poi allora lo porto a Sabrina, va bene? Tanto quella lì mangia anche la merda. Vogliamo i... Cosa? Vogliamo i soldi. Recensione positiva sicura. La faccina? Felice! No! Perché? Non metteva la recensione buona. Comunque la faccina di prima sicuramente lo fa chiudere il cinese. Sputa in faccia, bro. I cinesi che inzuppano il cazzo nella salsa di soia. Schifo, raga! Mazza caffè, ordiniamo. Questo è come ordiniamo il cibo. Adesso mangiamo. Io disapprovo tutto. Ok, ragazzi. Adesso è l'ora di mangiare. Almeno per voi è passato un secondo. Per noi 45 minuti. Cosa? Volevo far vedere come la sala di Stefano e di Salvatore. Ok, questi qua sono i miei regali, forse anche parte di Sabrina. Qualcosina perché la porto anche, sempre anche per lei. Insomma, è tutto molto. Sono arrivati anche i taralli. Proprio quelli cinesi, ovviamente. Quelli fatti da King Kong. È mo' l'ultima cena. Ah, raga, è arrivato. Ma cosa? No, come è il curry? Cosa sarà la cantonese? No, questa è la cantonese. Poi è arrivata la tempura. Questi cosa sono? È il pollo fritto questo? Questo è il pollo fritto. Ah, me lo sai in culà, papà. Questo è limone con pollo. Questo è un altro animale, raga. Cos'è questo? Come non è pollo? È pollo moscio, vuol dire? È moscio. Raga, ho trovato il cazzetto del pollo. Ecco. Questo cos'è? Qualcosa tuo. Qui con i gamberi. Che colorino. Questi l'hanno dimenticato nella friggitrice. Come salsa piccantella. No. Anche stasera si cagano le fiamme dell'inferno. Sono senza elettricità da 2 settimane loro. La luce la prendiamo dal bagno dall'altra parte della casa. Cioè in metà appartamento c'è, cioè in altra no. Raga, Stefano ha ordinato al cinese gli spaghetti con le cozze. Questo è terribile. Troppo limone. Ma tutto c'è il wasabi. E dai. A sto punto dai, che fai 30, non fai 31. Dai, sgrassati un po' la gola con questo pollo fritto. Ma veramente schifo. Oh, volevate pure togliere pure. Sa niente. Con la maionese è buonissima. No, mangiavo la maionese e non sa di niente. Gamberi non sono gamberi. Cos'è? Sono dei pezzi di roccia staccati. A cena con il mezzo. Sono dei Big Bubble. Non sa di niente, zio. Dai, io non mi assaggia senza me. Cioè, quanta roba avanzerà, eh? In forno, non l'ha detto, ma sono arrivati le robe dolci da un'ora. Ma queste possono anche mangiare domani mattina. Ci avete l'olio? L'olio di palma, intendo. Ma in cucina che alzi lo prendi. Ah, si tratta così gli ospiti. Non ero tuo fratello, ora sei un ospite. Decidi. Sei un ospite. Sono fratelli. Cioè, si vede radioattivo questi.
E dai le cozza che stasera fanno indigestione. No, zio, le cozze no. Gnaccia, no, è quello che mangia la merda nel mare. Ma poi non dentro le carte. Il testino, non te lo puoi buttare da nessuna parte. E quindi non tieni in casa fino all'anno prossimo. Lo butto per sempre. Voglio un padre da questo foglio. Cosa butta quello? Vediamo se sono un fratello, dai. È una cozza, eh? Sto male, stai male tu. Ah, non è che me l'ho offerta per piacere. Così tanto il gradasso, prendi gli involtini uno per me. Beh. Non è un involtino, quello è una bestia. No, no, zio, no. Non te si mangia, no, no. La tengo dentro. No, no, falla, falla. Ma cosa? Non bisogna tenere dentro. No, così no. Chi è che se li vuole prendere a casa propria? Cosa mia, ma che cazzo vuoi? Poi alla fine ha detto Stefano, rimane tutto, sto mangiando tutto Stefano. Un paio di malattie, paio. Cozze. Dio, domani dobbiamo fare l'inizio verso su, stiamo mangiando cinese il giorno prima, mio Dio. Con questa birra, Antonio Toretto, com'è che si chiamava? Dominic Toretto può accompagnare solo. No zio, fai cadere il riso. Bravo, ci sono i fili di dente. Bravo Sasha, mangia tutto. La bocca, vai. Ma ci sei fuori? Cos'è? No, non so. Ti vuoi fare del male tu a cena? Stai mangiando piccante con cibo, non cibo col piccante. Non voglio... Ci ho provato. Scusa, facciamo l'esperimento. Sottraiamo il limone. No, zio, metti il pollo dentro al riso, secondo me è buono. Che stai facendo? È la parte buona. Non sanno scegliere, la mia roba è buona. State sgocciolando tutto. Ma che cazzo ci siamo fatti da soli in mezzo ai topi e tu parli? Ci pulivamo con i cani randagi. Ma poi non possiamo parlare di cani quando mangiano cinese. Ragazzi, scrivete una storia su come sono nati loro tre. Ma c'è scritto nel libro? No. La verità. Scriviamo, si chiama La verità sulla nascita dei tre figli. Sai tipo le tartarughe ninja, come sono nati? Sono nati dalle tartarughe. Guardate un po' cosa avanza il sushi di papà. Quindi ora penitenza. No, no, penso io il sushi. Ho detto proviamo e poi ha detto oh, è quello. Vabbè dai, avete mangiato, sono contento. Mi dava proprio schifo quel pollo al limone. C'è un asco, dai, surdo, buonissimo. Quando c'è il piccante in bocca, manco lo senti il limone. Ok, adesso pulite, ragazzi. Io pulisco un cazzo, io ho apparecchiato. Ah, ah. Ordinato, ho apparecchiato. Ma per noi possiamo buttare via il tavolo e comprare un altro. Che schifo! Quella profonda. Vado a rimettere a posto il salotto. Vai, Stefano, lo scopamo se papà. Cosa scopamo papà? Lasciami stare. Tu non puoi riposare, tu sei nostro padre. Ma adesso lavorare, ma stai di me. Come il porco con la vela in bocca. Oh, damn.